Signori e signori, buonasera! Che pubblico questa sera! Benvenuti allo spazio Fornace di Quartus Sant'Elena per la 13ª puntata del Comune d'Oro. Oh, non poteva mancare Giancarlo. Oh, ciao Giancarlo, ma che succede? Io non sono ancora uscito. E applausi dopo. Bellissimo, grazie. Ci siamo messi d'accordo prima che dovevate applaudire quando io entravo. Non importa, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Giancarlo. Sì, ciao, questa che puntata è? Questa è la 13ª. È vero. È grande tifo per Giancarlo. Lo so. Come una squadra di calcio. E tu è fan. Grazie, grazie per il vostro calore, d'altronde è un calore che si ripercuote anche attraverso le telecamere e arriva nelle case di tutti i stati che ci seguono ogni domenica. Tra l'altro questa è la 13ª puntata, una puntata molto importante. Sì, importantissima, perché questa è la prima puntata del girone di ritorno, siamo sempre nella prima fase, ricordiamo bene, e passerà alla fase successiva la squadra che nei due incontri ha totalizzato il maggiore punteggio. In caso di parità, Giancarlo, ricordiamo che cosa succede. Ricordalo tu. Va bene, te lo ricordo io. Non me lo ricordo. In caso di parità ci si farà uno spareggio, naturalmente, formulando delle domande di cultura generale. Molto quindi bene. Chi è più aggiornato, così si può dire. Ma visto che parliamo di aggiornamento, aggiorniamo i nostri amici telespettatori che ci seguono da casa sui comuni questa sera presenti. Chi sono? Abbiamo questa sera Il Bono, Osilo, Sardara e Utta. Oh, allora, ricordiamo subito quali sono i punteggi che hanno raggiunto questi comuni nella prima puntata, la puntata precedente. E vediamo subito che Il Bono aveva raggiunto 19 punti, Osilo 20 punti, Sardara 24 e Utah 19. Allora, andiamo avanti con il programma senza dimenticarci. Qui, attenzione, c'è molto rumore. Sì, c'è tanto rumore, direi tantissimo. Nulla. Bellissimo. Okay. Bene, bisogna ricordare, prima di dare inizio alla trasmissione, prima di presentare i comuni, che quest'anno ci terrà compagnia uno sponsor con l'Anta Asira. Bentornati allo spazio Fornace di Quartus per questa puntata del Comune d'Oro. Presentiamo subito il comune, il prossimo comune inizia questa sera. Parliamo di Sardara, c'è già un pittore all'opera, si chiama Nicola Serra. Chiamiamo qui con noi il sindaco Angelo Magia. Buonasera, signor Magia. Allora, oggi c'è grande tifo per Sardara. Si è portato la clac, che è successo? No, ci mancherebbe. Allora, io vorrei sapere da lei qualcosa sulle terme di Sardara. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, ma adesso c'è un appalto in gestione. Che cosa significa? Il comune di Sardara ha realizzato questa grossa struttura, un centro, un beauty farm, centro benessere. Il comune ha fatto la sua parte, quello di realizzare quest'opera. Adesso facciamo questa gara per l'appalto della gestione a imprenditori privati. Ci sono già diverse offerte. Invitiamo, cogliamo anche questa occasione per invitare tutti gli operatori turistici, se ritengono di visitare questa struttura, e farci un pensierino. Ecco, quindi veramente utilizziamo questa vetrina di Vigliolina per ricordare che a Sardara c'è una struttura eccezionale, tra l'altro io ho avuto occasione di vederla, una struttura da utilizzare, e lanciamo il messaggio a tutti quanti gli operatori del settore. Parliamo anche di un'altra cosa, parliamo del museo archeologico. Il museo è aperto da appena un anno, ha avuto in un anno quasi 20.000 visitatori, sta riscuotendo un discreto successo. Nicola sta riproducendo una delle nostre cose. Ci sono i nostri due bronzetti ritrovati nel nostro territorio. Ci sono tantissime altre cose, tra le altre stiamo organizzando, allestendo in questi giorni un percorso tattile per non vedenti. In Italia esiste soltanto un altro museo con questo tipo di percorso ad Ancona, e speriamo che venga accolto per quello che vale, insomma, anche questa cosa. Direi che è un appunto molto importante e merita un applauso per il Comune di Sardara che si sta impegnando per queste cose. Signor sindaco, lei ci ha portato un artista, una cantante, la chiamiamo qui sul palco, è Rita Marras. Eccola qui, Rita. Signor sindaco, venga qui, non scappi. Venga. Ciao Rita, allora dici un attimo che cosa canti.
Amica di scuola di Patrizia Bulgari. Benissimo. Rita Marras. Marras, Rita, rimani qui con noi, grazie per la tua canzone, molto brava, e ringraziamo anche il sindaco Angelo Magia, e adesso mandiamo in onda il filmato relativo agli imprenditori. Lungo la strada statale 131 tra Cagliari e Oristano sorge Sardara. La posizione geografica, la fertilità del suolo e la presenza delle sorgenti termali hanno fatto sì che l'uomo vi abitasse da almeno 5.000 anni. In piena civiltà nuragica fu costruito un tempio dove si celebrava il culto delle acque, continuato dai Fenici, dai Romani, dai Cristiani. Dal castello di Monreale, Mariano IV, giudice del regno di Arborea, partiva con l'esercito per liberare la Sardegna dai catalano-aragonesi. Qui la figlia Leonora meditò sulla stesura della carta dell'Ogu. Nelle sale del museo archeologico sono esposti reperti e le testimonianze del territorio, dal Neolitico al Medioevo. A Sardara si ammirano le antiche case in pietra del centro storico, la chiesa di San Gregorio del 1325 in stile romanico-gotico, la pregevole Villa Diana in stile Liberty, sede del Consiglio Comunale. Dove in età romana sorgevano le acque neapolitane, è stato costruito un complesso residenziale,
dotato di un albergo con 100 posti letto, una beauty farm, due piscine, un piano bar, un ristorante, un istituto di bellezza per sottoporsi ai trattamenti estetici e curativi delle acque termali, un'infermeria, una palestra e un centro congressi dotato di attrezzature d'avanguardia che comprende tre sale capaci di 350 posti. Già attivo è uno stabilimento idrotermale privato specializzato in fangoterapia. Nel fornitissimo punto vendita della Musa Ceramiche Sardara è possibile trovare una vasta esposizione di prodotti per l'edilizia e di finiture per la casa. Nei 2000 metri quadri dell'esposizione potrete ammirare le migliori ceramiche, i pavimenti e rivestimenti di qualità, pavimenti in cotto, parquet e rivestimenti mosaici. Dispone inoltre delle marche più prestigiose di sanitari e accessori per il bagno e rubinetterie. E ancora elettrodomestici, caminetti, infissi per interni e un'infinità di altri articoli per le finiture della vostra casa. Musa, con competenza e professionalità, effettua progettazioni di interni, trovando assieme al cliente le soluzioni per realizzare gli ambienti ideali per la propria casa. Musa Ceramiche e Rubinetterie effettua consegne in tutta la Sardegna. Strada statale 131, chilometro 53.500 Sardara. Telefono 070 938 7083. L'Aiba Arredamenti compie 20 anni e da 20 anni offre sempre le migliori soluzioni d'arredo studiate da protagonisti del mobile. Iba Arredamenti propone ogni volta composizioni accurate per tutti gli ambienti della casa, soprattutto in cucina, dove l'estetica, la funzionalità ed un prezzo sempre interessante si incontrano per formare una gustosa ricetta. I marchi più importanti d'Italia fanno da contorno a quello che è oggi il più completo centro cucine al centro del Campidano. Iba Arredamenti a Sardara in via Umberto I 12 e in via Cagliari 2. Nel fornitissimo punto vendita elettrodomestici TV Hi-Fi di Paolo Loi a Sardara trovate gli articoli delle marche più affermate. Elettrodomestici Candy e Ocean, televisori Grundig, telefonia cellulare, vendita e installazione di impianti satellitari e di autoradio. La ditta di Paolo Loi è anche laboratorio specializzato per la riparazione di televisori, hi-fi ed elettrodomestici vari. La competenza di Paolo Loi è nella centralissima via Oristano 115 a Sardara. Oh, eccoci tornati in studio per il primo gioco di questa serata. Parliamo del gioco della padella. La moneta è già attaccata, la cioccolata è stata già spalmata e chiamiamo subito il primo concorrente per assegnare i primi tre punti di questa sera per il comune di Il Bono, Massimo Murgioni. Eccolo. Eccolo qua. Vieni Massimo. Mani dietro la schiena. Guarda, guarda Silvia com'è precisa, va proprio a posizionare. Precisissimo. E possiamo partire con i 60 secondi a disposizione dopo il fischio dell'arbitro. Attenzione. Pronti? Via. Partito. Anche per Massimo una... Massimo, se riesci a staccare la moneta ti aggiudichi ben tre punti. Però devi fare... Massimo, tenere ferma la padella, Massimo. Fai finta che sia una bella donna e succhia via quella moneta. Si può dire, sì. Io non ho detto niente, è una moneta. Ok. Mi fanno cenno che... che forse si può dire, forse no, vabbè. La staccata! Bravo! Tre punti per Massimo! Bravo Massimo! Per il boss! Diciamo che un'indicazione importante per tutte le donne. Allora, passiamo subito al secondo concorrente, parliamo di Pier Damiano Pulinas per Osilo! Pier Damiano, allora, sai che hai fatti valere anche tu, perché ce l'ha fatta Massimo, e a questo punto è una sfida. Anche per Damiano è venuto il momento di attaccare la moneta con tutte le forze. E vediamo. Posizionato, vediamo. Sì. Adesso il nostro arbitro. 60 secondi, pronti. Via. Via. Partito. Pian pianino Damiano, forza. Rincorre la padella. Oh! Aia! Sì. Fermo, fermo, con calma. E questa è una padella dura. Si gioca con la testa. È un gioco di testa. E niente. La padella gira. Se continui a prenderla a colpi di testa, girerà sempre. Devi cercare di bloccarla. Sta dall'altra parte la moneta.
fermala, fermala, bravissimo.